Come state? Benvenute alla nona puntata di Selfie Makeup. L'argomento di oggi sono le ciglia finte. Vedremo insieme come applicarle e quale scegliere. Argomento ciglia finte, bam! Si apre un mondo. Ce ne sono veramente di tutti i tipi, fino ad arrivare a quelle con le piume. Però oggi concentriamoci su quelle più utilizzate. Adesso vanno tanto di moda le ciglia magnetiche. Allora, vi sconsiglio vivamente di comprare quelle che hanno l'eyeliner col magnetismo incorporato, perché sono dell'idea che secondo me è super tossico, quindi non compratelo. Ragazze, se volete sperimentare a mettervele, provate, ma metterle da sole è davvero complesso. Invece, quelle più semplici da utilizzare sono sicuramente quelle a ciuffetto. Questa, ad esempio, di MAC. Ora vedete la scatoletta che è quasi vuota perché le ho utilizzate sulle mie spose. Però partono da una misura molto piccola, vedete, fino ad arrivare alla misura grande. Quindi la misura piccola ovviamente andrà in questi due punti, mentre la misura grande andrà messa verso l'esterno dell'occhio. Poi ci sono queste, come vedete è un arco che è tagliato in due, anzi tre quarti, e va applicato semplicemente nella parte finale per dare proprio un'apertura maggiore verso l'esterno. E poi abbiamo il classico modello che conoscete tutti, che è proprio l'arco. Ci sono tantissimi modelli, quindi ad esempio queste qua hanno ciglia un po' più folte, ci sono quelle effetto un po' più naturali, ci sono i ciuffetti a tre, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Il consiglio che vi do, apriamo la scatolina, innanzitutto è di non utilizzare la colla che avete nella confezione, ma di comprare una colla professionale. Vi consiglio questa, ecco qua, e di verificare l'ampiezza, ok, delle ciglia, perché spesso e volentieri sono un po' troppo lunghe, quindi cosa succede? Che il pezzettino finale vi entra nell'occhio o di qua o di là, quindi bisogna tagliarlo. E vi consiglio di tagliarlo non in questo modo, ma stando, provo a farvelo vedere, vediamo se riesco, in diagonale, così, quindi l'apertura sarà un po' più regolare, altrimenti avrete il taglionetto ed è proprio brutto da vedere. Altra cosa che bisogna fare, innanzitutto porre attenzione a quando si prendono, vedete, si fa piano. Mi raccomando, poi quando vi struccate la sera, togliete le ciglia finte, abbiate cura di pulirle in questo modo, quindi con un cotton fioc, con un po' di detergente, piano piano nel verso della ciglia, ok, andate a rimuovere le eventuali impurità e la colla in eccesso, ovviamente. Quindi prima di metterla, mi raccomando, deve essere ben pulita. Ora vi faccio vedere che ne taglio un pezzettino perché sono un po' lunghe per me. Quindi ne tagliamo un ciuffettino piccolo. Vedete che ho rimosso un pezzettino. Prima di metterla dobbiamo lavorarla un minutino in questo modo, così non vi darà fastidio. Ora vediamo come si mette la colla. La colla deve essere distribuita in maniera uniforme su tutto l'arco, quindi non fate un pataccone di grumo qua, niente in mezzo e un altro pataccone finale, ok? Quindi tiriamo fuori un po' di colla e ne basta poca, ragazze, non ne servono 200 kg. L'importante è che sia distribuita bene su tutto l'arco. Ok, ve lo faccio vedere. Vedete quanta ne ho messa? Allora, le ciglia finte non vanno applicate quando la colla è ancora fresca, ma deve essere quasi asciutta, ok? Prendete una pinzetta per aiutarvi, socchiudete l'occhio, abbassate un po' le vostre ciglia e posizioniamo per primo il centro. In questo modo. Schiacciate leggermente. Dopo che avete verificato che la posizione è corretta,
potete far bene aderire anche i due lati in questo modo. Visto? Semplicissimo. Se per caso vi siete accorte che un lato è un po' più alto dell'altro, visto che la colla non è ancora asciutta, semplicissimo, andate a spostarlo. Ora cosa facciamo? Quando la colla è asciutta, possiamo passare un po' di eyeliner in modo tale che l'attaccatura non si veda. Allora, adesso che la colla è secca, possiamo andare a uniformare le nostre ciglia con le ciglia finte. Quindi cosa facciamo? Piano piano, da sotto, mettiamo un po' di mascara. Vedete, in questo modo abbiamo uniformato le nostre ciglia con le ciglia finte. Bene, abbiamo visto come applicare l'intero arco. Ora voglio farvi vedere come si applicano i ciuffetti. Ragazze, questo è veramente semplicissimo, la tecnica è la stessa. Prendete un po' di colla, ne mettete un pochino sul dorso della vostra mano. Con la pinzetta prendiamo delicatamente il primo ciuffetto, mettiamo un po' la corona nella colla, quantitativo deve essere questo, è sufficiente. Aspettiamo un pochino che asciughi e dopo iniziamo ad applicarlo. Vedete? Sulla rima ciliare. Semplicissimo, proseguiamo in questo modo fino all'effetto desiderato, quindi potete metterlo o alla fine dell'occhio, come sto facendo io per dare una maggiore apertura verso l'esterno, quindi vi concentrate in questa zona, oppure se vi piace l'effetto fate tutto l'occhio, magari andando a scegliere per questa parte delle ciglia un po' più piccole. Queste sono le ciglia finte che preferisco perché danno veramente un'apertura verso l'esterno, ma in maniera naturale. Inoltre sono molto leggere e se, ahimè, per caso dovesse staccarsi una ciglia, non succede nulla. Vi faccio vedere come rimuoverlo. Vedete, con le dita, semplicemente una piccola pressione e si toglie. E potete riporre nella scatolina dopo averle ben pulite. Ora voglio farvi vedere l'ultima possibilità, quindi queste. La tecnica è sempre la stessa, quindi apriamo la scatolina. Ricordatevi che le ciglia finte hanno sempre un verso, quindi la parte più alta sarà quella finale, ok? Quindi vedete? Pezzettino piccolo, pezzettino grande, quindi il pezzettino piccolo andrà qui, il pezzettino grande andrà di qua, quindi mi raccomando, non fate il contrario. Riprendo la mia colla. Ne vado a mettere quanto basta, ok, la lasciamo un pochino asciugare. Mamma mia, sto guardando intanto che asciuga che mi devo fare la tinta. L'ho fatta un mese fa, ma ragazzi, qua i capelli bianchi galoppano veramente come se non ci fosse un domani. Bene, prendo pinzettina, ciglia. Abbasso lo sguardo, abbasso un po' le ciglia, guardiamo dov'è il punto finale e andiamo a posizionare per ora il centro. Controllo se va bene, quindi vado a posizionare gli altri due lembi. Uno. E due. Vedete la differenza tra questa e questa? Adesso la colla deve ancora asciugare, quindi c'è ancora un po' di bianco, però vedete che questo è un effetto molto naturale rispetto a questo che sembra un ventaglione. Ok, la colla è praticamente asciutta. Adesso passiamo un po' di eyeliner. In questo modo non si vede più nulla. Se volete, tra l'altro, questa colla c'è anche nera, ok? Quindi se siete amanti dell'eyeliner, prendetevi già quella nera così siete a posto.
Il video è finito, come sempre spero vi sia piaciuto, ma soprattutto che possa esservi utile. Se il video vi è piaciuto, scrivetelo nei commenti, cliccate la campanella e condividete questo video che sicuramente mi farà piacere. Ragazze, vi saluto, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!